Ciao a tutti, bella ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video da Adobe PC. E con noi oggi abbiamo il decoder Sky Q Box 3 mesi. Al costo di 39€, Sky ha portato per voi lo Sky Q via internet con la promozione di 3 mesi, nella scatola rossa e nella scatola blu. Scatola rossa che comprende Sky TV e Netflix e tutto l'intrattenimento plus più Sky Cinema. Invece la scatola blu è per chi ama il calcio, ha Sky Sport, Sky Calcio e Sky TV. Naturalmente per chi ama le partite di Serie A, calcio estero, eccetera. Ebbene amici, ecco qua. E voi genitori o potete regalare ai vostri ragazzi, oppure potete regalare alla vostra ragazza, al vostro ragazzo questo fantastico decoder inviandolo a casa tramite Amazon, che lascio anche il link sotto in descrizione, oppure presso centri autorizzati, negozi fisici, questo decoder. Come funziona? Inviando questo decoder, la persona che è a casa qui dentro avrà un codice numerico che grazie a quel codice e grazie appunto ad un IBAN bancario, codice tessera sanitaria, una carta d'identità, un numero di telefono e una mail che darete al vostro operatore Sky, al numero di sovraimpressione che lascio, potete fare l'attivazione appunto dell'offerta. Quindi da lì partirà l'offerta, non da quando spedite a casa il vostro prodotto. Quindi l'attivazione è diversa in questo caso. Andiamo a aprire brevissimamente questa scatola, giusto per vedere cosa c'è all'interno ed essere sicuri che arriva tutto compatto in questa scatola. Eccolo qua, abbiamo la scatola principale, cioè la scatola originale di Sky, e poi abbiamo naturalmente questo fogliettino che è importantissimo, come vi dicevo prima. Qui dietro riporta appunto il codice che io nascondo giustamente per privacy, il codice che dovete dare all'operatore per l'attivazione. E poi ci saranno appunto il numero 800 186 001. Cosa esce poi nella scatola? Abbiamo il benvenuto di Sky, va bene, libretto, telecomando, fantastico perché è anche retroilluminato. Poi nella scatola abbiamo il nostro fantastico piccolo e potente decoder di Sky. Ha una connettività Wi-Fi 2.4 5 GHz se volete collegarlo in Wi-Fi. Poi abbiamo appunto la presa RF, cioè per il connettore del cavo coassiale del digitale terrestre, dell'antenna digitale terrestre senza la parabola, cavo Ethernet per dare una connessione stabile di internet, cavo HDMI e presa elettrica. Poi amici, qui all'interno cavo HDMI, cavo di alimentazione, eccolo qua, presa 220. Allora, visto questo, cosa bisogna fare ora? Prendere appunto il fogliettino, prendere un telefono e chiamare appunto questo numero sovraimpressione, dire che voglio attivare Skybox 3 mesi. Ricordo che potete attivare questa offerta, questa promozione, voi che non siete ancora clienti Sky, perché se siete clienti Sky non vi attiveranno appunto la promo, quindi in questi mesi non pagherete niente. Ebbene amici, ora appunto chiamare l'operatore e attivare questa benedetta promozione. Munitevi anche di un computer oppure del telefono per appunto poi attivare lo Sky ID, che vi permetterà poi di accedere all'area clienti e a procedere all'attivazione, come vedremo nel video. Ed ora in diretta con l'operatore Sky, sul mio telefono sto effettuando la procedura mentre sto al telefono con lui. Gli ho dato la mail, mi invierà appunto questo link di attivazione cliccando sul tasto procedi. Andiamo a fare insieme appunto la firma del contratto online, una procedura brevissima di 3-4 minuti. Mi sono collegato in wifi perché se no con la rete dati non posso parlare appunto con l'operatore, non funzionerà. A questa mail appunto e il numero di telefono che ho fornito mi invierà un SMS con un codice, e dove appunto sarà di 6 cifre e dovete metterlo in questi campi vuoti. E ecco qua, come potete vedere nel numero sovraimpressione io ora ho tolto la voce per privacy appunto dell'operatore, ma vi assicuro che siamo online per questa procedura. Ecco qua, andiamo a prendere appunto le cifre dell'SMS. Ecco qua, Sky, ecco il codice. Con calma riportatelo in questi campi.
Ecco qua, scriviamo, facciamo entra, cliccate appunto nel link blu ed ecco qua. Ciao Dome, completa appunto l'offerta e appunto eccolo qua, ci saranno tutti i dettagli, cioè i costi, attivazione del decoder 0, consegna con installazione decoder incluso, e totale costo da sostenere 00, quindi questi 3 mesi naturalmente sono gratuiti perché sono stati già pagati con questi 39 euro. Poi eccolo qua, esce tutto appunto il riepilogo del contratto, quello che c'è, codice cliente, nome e cognome, documenti, e l'IBAN, codice fiscale, eccetera. Noi facciamo prosegui, poi eccolo qua, se vogliamo scaricare il PDF del contratto, una volta letto tutto facciamo accetta e prosegui, e potete anche leggerle dopo eventualmente condizioni contrattuali, come volete voi. Eccolo qua, deve essere ogni voce verde in modo che possiamo proseguire, facciamo accetta e prosegui, e sempre deve diventare verde, ok. Ecco qua, parla appunto dell'intrattenimento plus, Sky TV, di quello appunto che stiamo attivando. Ecco qua, dichiaro di aver appunto letto l'informativa, perché se non leggiamo l'informativa non possiamo andare avanti, se non spuntiamo. Ecco qua, io ora invece vado a deselezionare queste voci perché vado appunto a non dare il trattamento dei miei dati o finalità di marketing. Ora dobbiamo firmare, che è la cosa principale, dobbiamo praticamente, leggiamo subito velocissimamente queste voci e poi dobbiamo premere con il nostro dito su questo tasto per 3-4 secondi e diventerà verde, e quindi è come una firma tutti gli effetti. Eccolo qua, uscirà questo link, tutto a posto, grazie, controlla la tua casella di posta, tra 3 ore arriverà una mail per poter attivare lo SkyD con username e password. L'username è la mail che abbiamo fornito a Sky. Ed eccoci qua amici, ora dopo aver parlato con l'operatore e sono passate circa 3 ore, nella nostra mail è arrivata un link di attivazione, che appunto andiamo appunto a vedere cosa è arrivato. Ecco qua, sono arrivate precisamente 2. La prima riguarda l'attivazione dello SkyD. Si può attivare in 2 modi, o tramite PC o tramite uno smartphone, un tablet. È molto semplice, io lo faccio con il PC per questione di farvi vedere comunque una schermata più grande. Col vostro telefono o nello schermo normale o con l'app addirittura MySky potete attivare lo SkyD. È molto semplice. E poi la seconda email riguarda appunto la conferma appunto del contratto, tutto qua. Questa qua è la prima, il tuo SkyD è quella importante, perché da qui, come potete vedere, ecco qua, dice ciao Dome, per attivare il tuo SkyD in maniera semplice e veloce clicca qui. Cioè lo SkyD è importante appunto per poi accedere alla pagina principale e poi andare a mettere il codice di attivazione che uscirà nella TV per attivare appunto il servizio completo di Sky. Ecco qua, attiva subito il tuo SkyD scegliendo la tua password. Eccolo qua, inserisci nei campi sottostanti una password sicura almeno di 8 caratteri. Ho messo la password nella prima riga, vado a confermare la stessa password nella seconda riga. Ok, facciamo conferma. Scrivetevi la password in un foglio dove vi resterà, perché potete poi inserirla appunto quando scaricate l'app SkyGo per accedere alla vostra pagina principale, eccetera. Ecco qua, ora dice accedi con il tuo SkyD oppure crealo subito se non sei ancora registrato. Username o email. La mail è quella che abbiamo appunto lasciato a Sky. E la password è quella che appena abbiamo creato. Stiamo accedendo nella pagina principale del nostro Sky, quindi abbiamo attivato lo SkyD, come potete vedere ecco qui abbiamo la nostra home page, ciao Domenico, ci sono appunto i dati contratto, qui in alto a destra c'è il codice cliente, quindi quando dobbiamo parlare con un operatore diamo questo codice cliente come appunto identificativo. E poi abbiamo appunto tutto il gestione servizi, come potete vedere, oppure torniamo a casa e scendendo qua, ecco qua, abbiamo attivazione SkyQ.
Per iniziare ad utilizzare il tuo nuovo SkyQ è necessario procedere con l'attivazione. Ad esempio facciamo attiva, ecco qua, e dice inserisci il codice. Praticamente questo codice uscirà durante l'installazione, cioè arriverete ad una pagina che poi andiamo a vedere prossimamente con il video che farò, per, appunto per l'attivazione, e uscirà questo codice e sarà appunto da inserire qui proprio in questo link, ecco qua, inserisci codice. Sia con questo computer sia con il vostro telefonino. Ebbene amici, se vi è piaciuto questo video mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale, commentate, fatemi sapere cosa vi è piaciuto, cosa no, se riscontrate problemi oppure va tutto bene. E un saluto a tutti, ci vediamo al prossimo video per l'installazione. Ciao!